Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Parola del Signore. Come avvicinarci stamattina con fede al mistero dell'Immacolata Concezione di Maria, cioè al fatto che Maria sia stata preservata dal peccato fin dal suo concepimento? Come avvicinarci a lei in preghiera, evitando di pensare, come talvolta sorge la tentazione, magari senza dirlo a nessuno, e per forza Maria è diventata santa, fin dall'inizio è stata preservata dal peccato da Dio, noi però il peccato lo facciamo e quindi siamo cristiani di serie B. Io direi francamente di lasciar perdere questo tipo di pensieri inutili e di contemplare, di far memoria credente della vita di Maria fin dalla pagina che abbiamo letto stamattina nel Vangelo, perché una persona la si può conoscere davvero soltanto alla fine della sua vita. Io penso che meditando anche un po' velocemente per ricordi sulla vita di Maria stamattina ci accorgiamo di una costante. Questa donna a parole e con i fatti soprattutto è stata una donna davvero di fede che ha detto sempre di sì a Dio. E le situazioni in cui si è trovata, a dire il vero, potevano dare adito alla tentazione di rispondere con dei no a Dio, come fece Eva insieme ad Adamo, fin dalle origini, come fa ogni uomo e ogni donna. C'è la tentazione, e spesso scivoliamo in questa tentazione, di vivere come se Dio, insomma, non ci fosse. E invece, nonostante tante difficoltà reali, Maria è stata capace sempre di rispondere di sì a Dio, a tal punto che la Chiesa dice, vedi, lei è la donna tutta sì. Forse è questo il modo più semplice, anche se molto vero, per comprendere il mistero che tale rimane dell'Immacolata Concezione. Lei è la donna tutta sì. Allora partiamo dalle brevi righe che abbiamo letto nel Vangelo di stamattina, dove si vede proprio il primo sì di Maria a Dio. Un sì detto, se si va avanti a leggere, nel turbamento. Anche Maria è stata turbata, anche lei non è stata preservata dal turbamento, proprio come noi in certi periodi difficili della vita, come quello che stiamo vivendo adesso. Ed è significativo che l'Evangelista Luca non abbia steso un velo pietoso su questo turbamento reale di Maria, quasi a volerla fare una dea. No, no, Maria non è una dea e non vorrebbe mai essere creduta come una dea. È una donna, e una donna dalla grande fede, come la loderà Elisabetta, sua parente, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Eppure alle parole dell'angelo, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, Maria, ricorda l'Evangelista Luca, fu turbata e si domandava che senso avessero quelle parole effettivamente strane di fronte allo stesso angelo Gabriele, di fronte a un annuncio abbastanza simile per certi versi, l'annuncio particolareggiato anche della nascita di Giovanni Battista, il papà Zaccaria, pur sacerdote, non aveva creduto. E difatti fu subito smascherato dall'angelo. Tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si realizzeranno, perché non hai creduto al Signore. Maria invece sì, ha chiesto luce all'angelo, come diventare la madre del figlio di Dio, ma subito dopo ha detto il suo sì di fede. Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vedete, pur non essendo preservata
dal turbamento, dalla fatica della fede, Maria non ha peccato di incredulità quel giorno. E Dio solo sa quante difficoltà si sarebbero scatenate nella sua vita dopo, quanto le sarebbe costato quel sì detto con entusiasmo al Signore. E in effetti Maria subito dopo non fu preservata da tante situazioni vergognose. Immaginate quanto avrà sofferto questa ragazza madre di forse 15 anni o giù di lì, in quel contesto socio-religioso così chiuso come era il paesino di Nazareth. Perciò che Dio poi aveva fatto in lei, la sua stessa vita messa a repentaglio a causa della stessa legge di Dio, non della legge degli uomini, ma della legge di Dio che prevedeva la lapidazione per le promesse spose che tradivano il loro uomo. E così paradossalmente Maria, per obbedire a Dio, si trovava nella condizione di una peccatrice per la stessa legge di Dio, e di fronte a tutti, per di più i conoscenti, i parenti del suo clan, persino il suo Giuseppe, roba da perdere la fede. E invece Maria si trova, vedete la fede intelligente, questo modo di andare via da Nazareth, ma per fare un'opera buona, va ad accudire Elisabetta, anziana, incinta anche lei. Fede intelligente, vedete, che senso aveva continuare a rimanere nel paesino dove tutta la gente mormorava di lei? Ha preso e è andato a fare un'opera buona. Senza contare poi il sì di Maria nel periodo del parto, un sì ormai da mamma, una mamma per nulla al riparo dalle difficoltà, e non mi riferisco soltanto, ed erano già gravi, quelle esteriori. Il rischioso viaggio verso Betlemme, ma poi il parto fuori casa, anzi in una stalla. Mi riferisco soprattutto a quanto si muoveva dentro questa donna. Cosa avrà sentito Maria in quell'esperienza del parto che faceva per la prima volta e in modo così, al di fuori di ogni piano. Eppure lei è stata capace di leggere tutto alla luce delle parole dell'angelo, alla luce delle parole di Elisabetta, sua parente. Ma in fondo, come credere che quel bambino che aveva i suoi stessi occhi, i suoi stessi lineamenti del viso, era il figlio di Dio? Come credere che quel bambino così fragile fosse il figlio dell'Altissimo, come le aveva detto l'angelo? Aveva bisogno di tutto quel bambino, come tutti i neonati. E che confusione poi ci sarà stata, immagino, nel cuore, nella mente di Maria, a vedere arrivare lì i pastori in adorazione, e poi nel tempio a sentire quelle parole così misteriose di Simeone sul bambino che sarebbe stato luce delle genti, gloria di Israele. E anche a te, dice Simeone a Maria, una spada trafiggerà il cuore. Che senso potevano avere quelle parole? L'evangelista Luca non ci dice nulla dei sentimenti, dei pensieri di Maria, ma ci fa vedere la donna tutta sì, custodiva tutte queste cose, dice Luca, nel suo cuore. E un atteggiamento simile poi lo si ritrova 12 anni dopo, quando, insomma, Gesù, dodicenne, preadolescente, si perde per la città santa con tutti quei pellegrini venuti lì per la Pasqua. Qualsiasi madre sarebbe stata messa a dura prova, e Maria soffre effettivamente, lo dice a Gesù: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Vedete, una donna di fede non preservata nemmeno dall'angoscia. Un'angoscia simile a quelle che provano certe volte le mamme quando i figli stanno fuori tutta notte, magari in discoteche dove circola la droga. Eppure, ancora una volta, il sì di Maria a Gesù, che ha cercato di farle capire che lui doveva essere nelle cose del padre suo, che non era Giuseppe. E ancora una volta il sì. Sua madre, dice l'evangelista,
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Poi molto si potrebbe dire sulle mormorazioni che quel figlio al di fuori di ogni parametro di normalità suscitava nella gente. Tutto questo sarà arrivato a Maria durante il ministero pubblico di Gesù, ma soprattutto alcune parole che Gesù stesso diceva dirette proprio a lei, sembrava, non erano facili da capire. Una volta lei con alcuni cugini di Gesù era andata a visitare Gesù e subito la gente dice a Gesù: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E Maria avrebbe potuto prendersela in quel momento. Come? In che senso questi qui sono tua madre? Insomma, io chi sono per te? E invece Maria rimane in silenzio. Anche lì esprime il suo sì in quel modo e intuisce, sicuramente intuisce con la sua fede intelligente, che quelle parole valevano anche per lei, perché anche lei aveva ascoltato e messo in pratica la parola di Dio. Ma l'apice del sì di Maria, lo sappiamo, è sul Calvario. Solo una madre che ha perso un figlio può comprendere il dolore di Maria in quel momento. Un dolore, quello di Maria, aggravato dal fatto che lei da un lato ricordava la promessa dell'angelo: sarà il figlio dell'Altissimo, e dall'altra parte conosceva la Bibbia. Maria sapeva che c'era una maledizione tremenda su chi faceva quel tipo di morte, maledetto da Dio, e Maria non fu preservata nemmeno da quello scandalo. Capite? Quella spada che le trafiggerà, che le avrebbe trafitto il cuore, come diceva Simeone. E Maria non perde la fede, nemmeno sotto la croce, anzi, la si ritroverà poco tempo dopo in preghiera con la Chiesa nascente dopo la risurrezione di Gesù. Ora forse comprendiamo un po', dopo aver fatto questa specie di flash su tutta l'esistenza di Maria, comprendiamo che davvero Maria è la donna tutto sì. In questo senso è l'Immacolata fin dall'inizio della sua vita terrena, ma poi fino a giungere all'ultimo respiro. Il peccato in lei non l'ha mai avuta vinta. E in questa fede, allora, Dante Alighieri ha detto che Maria è il viso che più assomiglia a quello di Gesù. Perciò si potrebbe dire anche per Maria quello che la scrittura dice per Gesù: provato in tutto, tentato in tutto, ma senza aver mai commesso peccato. Maria ha affrontato le prove della vita, fu tentata in tanti modi di dire di no a Dio, ma non cedette mai alla tentazione. Perciò la Chiesa ce la mette di fronte stamattina come modello di fede, modello anche del nostro pellegrinaggio nella fede che lei stessa ha percorso. E allora ci viene spontaneo rivolgerle una preghiera. Maria, donna tutta sì, tu che sei stata preservata dal peccato, ma non sei stata preservata dalle prove, dalle tentazioni, proteggi dal cielo noi, i nostri cari, l'intera umanità sofferente in questo periodo, e aiutaci nei momenti in cui la vita ci sorride, ma anche quando siamo turbati e in crisi, a continuare a dire il nostro sì a Gesù tuo figlio. Così sia.